È il giorno del ritorno allo stadio Massimino, dove il Catania non gioca dal 23 settembre, data del derby con il Messina, seguito dagli incidenti costati due turni di squalifica al campo degli Etnei. E proprio per motivi di ordine pubblico, alla vigilia della sfida di oggi, la questura aveva stabilito un nuovo divieto, quello di portare sugli spalti le sciarpe per evitare che i violenti le utilizzassero per coprirsi il volto. Ma dopo ore di proteste è arrivato il dietro front. Secondo me è una cosa assurda il discorso di vietare le sciarpe. Io posso venire allo stadio giacca e cravatta e riesco comunque a coprirmi il volto. Un provvedimento credo ridicolo che non aveva senso di esistere, noi siamo qui per una partita e basta. All'inizio però la curva resta in silenzio per protestare contro l'arresto di 5 ultra catanesi, ma ben presto comincia a scaldarsi perché contro un Livorno che viaggia in zona Champions League i padroni di casa iniziano con la giusta aggressività. Prima ci prova invano Sardo dalla distanza, poi a proporsi è Caserta con una mezza rovesciata troppo debole centrale per impensierire Amelia. La risposta del Livorno, privo di Lucarelli costretto a dare forfè per infortunio proprio alla vigilia, si concretizza nell'iniziativa di Paulinho che trova il varco giusto ma non lo specchio della porta. Marino anche stavolta in attacco punta tutto sull'intesa tra Colucci, Corona e Spinesi ed è proprio l'attaccante toscano a trovare il colpo vincente. Lasciato colpevolmente solo dai difensori, Amaranto sfrutta come meglio non potrebbe il cross di Vargas. Il Livorno reagisce con la bella incursione di Vigiani. Pantanelli si salva in due tempi ma poco dopo non può nulla contro Bakayoko che con una splendida azione personale dribbla la difesa e di sinistro trova il pareggio. Nella ripresa ancora in evidenza Livoriano che non fa rimpiangere l'assenza di Lucarelli mentre Spinesi, pisano di nascita, prosegue il suo derby personale con la formazione Amaranto ed invece a trovare il gol del vantaggio è Paulinho che su angolo di Passoni con un destro al volo sorprende Pantanelli. Subito dopo però Arrigoni lo sostituisce con Daniele Vicius. L'avevo già deciso prima, perché sapevo che la tenuta secondo me era quella che era. Poi ho bisogno di gente che allungasse la squadra. La risposta del Catania è immediata, passa appena un minuto infatti e Caserta dalla distanza trova il destro vincente. La gara si accende, scintille dopo un'entrata dura di Grandoni proprio su Caserta, mentre i siciliani continuano a spingere. Colucci di testa colpisce in pieno la traversa. La tenacia del Catania viene però premiata allo scadere, la palla finisce in rete e il gol sembra opera di Corona, ma in realtà è Pasquale ad anticiparlo, beffando Amelia. Marino, una vittoria che vale il quarto posto. Sì, soprattutto tre punti in più che aiutano sempre ad avvicinare la squadra a quello che è l'obiettivo della salvezza iniziale.